partendo dalla governance, diciamo, di alto livello, quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni è stato innanzitutto a livello proprio di Comitato Controllo Rischi, è stato rinominato Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e ha avuto delle deleghe specifiche di validazione dal DNF e di indirizzo sui temi di sostenibilità, di benchmark anche rispetto a indici di sostenibilità dove cominciamo a confrontarci, perché una cosa è dirci vogliamo diventare best in class, una cosa poi avere dei terzi che in base a rating, in base a indici come il vostro, poi ci danno conferma della bontà del percorso avviato. Quindi questo è stato il primo passaggio. In parallelo, a livello di management, è stato istituito un comitato interno di sostenibilità presieduto dal nostro amministratore delegato, che è all'interno il top management del gruppo sostanzialmente, oltre alla mia figura come responsabile di sostenibilità, che ha deleghe sulla strategia in termini di implementazione della sostenibilità nel nostro modello di business. E poi in ultima, diciamo, ultimo step è stato la funzione di sostenibilità, di cui io faccio parte, che diciamo coordino, che deve poi implementare quelle che sono le strategie decise dal comitato e in ultima analisi dal CDA. Come scelta nel nostro gruppo, la funzione di sostenibilità è stata messa dal punto di vista gerarchico sotto il CFO, con un riporto al comitato, per dare un messaggio sia interno al consiglio di amministrazione sia anche verso i nostri clienti, verso il mercato, di una forte attenzione alla compliance. Noi siamo un gruppo che non possediamo impianti, noi costruiamo, progettiamo e costruiamo grandi impianti per conto di clienti importanti, clienti che ci affidano progetti che possono valere 3-4 miliardi di euro in geografie molto complesse, operiamo in Siberia, operiamo in Sud America, operiamo in Nigeria, impianti che implicano pagamento di acconti nell'ordine delle centinaia di milioni, che implicano 5, 6, 7 mila lavoratori in località davvero complesse. Quindi dobbiamo dare garanzia di capacità di esecuzione. Anche sulla sostenibilità, stesso discorso, dobbiamo rendicontare informazioni non finanziarie, che è complesso perché questi impianti noi li progettiamo e poi li consegniamo al cliente. Quindi mettere in piedi una rendicontazione non finanziaria di un impianto che non è tuo, ma che tu costruisci nell'arco di 4 anni, poi consegni le chiavi al cliente e te ne vai e vai da un'altra parte, è uno sforzo aggiuntivo. Quindi questo documento per noi DNF è molto importante, l'abbiamo preso molto seriamente, le informazioni in esso racchiuse sono esattamente le stesse di un bilancio contabile. Io ho un background di controllo di gestione, di finanza, di audit, e quindi questa è la visione che ha prevalso, specialmente i primi anni. Ormai siamo già a seconda edizione del bilancio di sostenibilità DNF, adesso stiamo evolvendo anche sulla parte poi strategica, che poi magari poi affronteremo, che è la parte più valore aggiunto, la parte diciamo non di semplice rendicontazione, però sicuramente la DNF è stato il trigger che ha fatto diciamo avviare un cambiamento importante nel nostro gruppo.